Francesca Bazzuca Villani, che accogliamo qui nella nostra postazione. Ciao Franci, dopo la splendida prestazione del Palaverde, non una brutta prestazione da parte vostra, ma una stratosferica prestazione di Scandicci, troppo forte Scandicci per comunque sia una Banca Valsabbina Millennium Brescia, che comunque ha dimostrato anche oggi di valere assolutamente gli obiettivi per cui è stata costruita. Sapevamo che era difficilissima come partita, venivamo comunque dalla vittoria di Conegliano, quindi eravamo un po' galvanizzate, un po' cariche, solo che loro sono proprio un altro pianeta, hanno altezze importanti che noi spesso non possiamo raggiungere. Potevamo fare qualcosa di più in difesa, forzare un po' di più la battuta, però devo dire che siamo state brave a stare in campo e comunque al loro livello per la prima parte del set, poi dopo abbiamo un po' mollato, quello sì. È finito il girone di andata? Un bilancio, ne parlavamo nel pregara con coach Mazzola, a prescindere da questo match, assolutamente positivo per voi. Beh sì, questi punti che abbiamo fatto non ci aspettavamo per niente, soprattutto i primi, quelli a Filottrano e col Bisonte, quindi brave noi, perché comunque questo campionato qua è molto, il livello è molto alto, quindi per starci dobbiamo fare tanti sforzi, però brave noi perché comunque cerchiamo sempre di lottare con tutti, senza mai mollare. Partita di oggi a parte, però devo dire che sono sempre molto brave. Qualche giorno di riposo, poi si ricaricano subito le batterie, perché il giorno dell'Epifania arriva un'altra squadra forte, arriva Novara qui al Palagiorgi. Beh sì, quindi tentiamo di riposo per riprenderci un attimo da queste tre partite di fila che abbiamo fatto, e poi arriva un'altra corazzata, cercheremo di forzare un po' più la battuta e pian panino cercheremo di imporre il nostro gioco, anche se sarà molto difficile come oggi. Una nota anche sul pubblico, oggi veramente molto... Oggi veramente tanta roba, infatti continuate a venire a vederci perché per noi è importantissimo, cercheremo di regalarvi più vittorie possibili. Quindi niente, sono contenta veramente per il pubblico di oggi. Sì. Grazie quindi a Francesca Villani, complimenti e buon anno. Auguri anche a voi, ciao. Grazie. Grazie quindi anche a Francesca Villani, vediamo se riusciamo ad avere ancora qualcuno qui dal Palagiorgi di Montichiari. Vediamo che probabilmente riusciamo ad avere Enrico Mazzola. Ecco che ci raggiunge in postazione. Eccoci, Enrico, una partita, ne parlavamo con Francesca Villani, che non avete giocato male, dico io, ma che ha giocato forse troppo bene Scandicci. Non ti permettono di giocare come sappiamo. Sono situazioni di muro e difesa, e di velocità di palla in attacco e potenza e altezze di colpi che non sono nostre, e quindi difficilmente anche ripetibili in allenamento per provarle e trovare le contromisure. Quindi una situazione, sapevamo che oggi era complicatissima, l'unica speranza nostra è che una squadra come questa non venga qua attenta come invece lo era oggi. Forse magari il servizio, che era stata un'arma importante per voi oggi, poteva fare qualcosa di più? No, neanche tanto, perché loro hanno solo un punto debole, che potrebbe essere i due posti quattro, quelli che si sono alternati poi alla fine. Ma ci abbiamo giocato sopra, abbiamo trovato qualcosa, almeno una ricezione un po' sporca, se non i punti diretti. Però la ricezione molte volte è stata staccata e cose del genere. No, il problema è che dopo loro ne hanno Bosetti e Merlo, che hanno un livello di ricezione altissima, dobbiamo cercare di evitarle, e questo non ci permette di anche eseguire dei servizi in direzioni che magari non sono nostre, perciò la cosa si complica, insomma giocare con queste squadre qua è tutto più complicato. Finisce un anno il 2018 per voi stratosferico, ne inizia un anno, inizia un altro anno il 2019, con quali presupposti? Ma guarda, effettivamente devo dire che il 2018 è stato un anno super, non so se meglio la promozione o meglio questi 15 punti, perché 15 punti a metà stagione per noi erano veramente un sogno. Con questo vuol dire che non c'è ancora niente di fatto, purtroppo, e dobbiamo rimboccarci le maniche. Ci aspetta un girone di ritorno molto più difficile del girone d'andata, perché nel girone d'andata noi abbiamo approfittato anche del fatto all'inizio, nelle prime partite,
che gli avversari non erano ancora al massimo delle proprie possibilità. Infatti partite con Firenze, con Filottrano, con Club Italia, abbiamo trovato tre avversari che erano più indietro di noi nella preparazione, ma questa è stata una scelta nostra. Adesso siamo consapevoli che nel ritorno troveremo squadre molto più preparate, quindi sarà difficile replicare tutti i punti dell'andata, però dobbiamo provarci ogni partita come stiamo facendo fino adesso. Grazie Enrico Mazzola e buon anno. Grazie a voi, buon anno anche a voi. Quindi ringrazio.